Ci troviamo nel Parco Nazionale del Vesuvio, in prossimità della discarica di Terzigno, situata in una ex cava di pietra lavica, posizionata vicino alla cava Vitiello e alla vecchia discarica ex Ari, che ancora attende di essere bonificata, come tante altre discariche campane, autorizzate, ma gestite illegalmente, per anni ed anni. Man mano che saliamo di quota e ci avviciniamo alla discarica, la puzza inizia a farsi sentire. È un odore acre, pungente. Non stupisce che sempre più bambini si sentano male. Basta un colpo di vento contrario e la puzza pervade anche i paesi di Terzigno, Bosco Reale e Bosco Trecase. Ma i problemi non si fermano alla puzza. La discarica ospita anche rifiuti pericolosi, come ceneri pesanti e fanghi industriali. Da progetto del commissariato all'emergenza rifiuti, la discarica dovrebbe essere allargata all'enorme cava Vitiello. Ma dopo la conferenza di servizi del 30 dicembre, che ha raccolto una maggioranza di pareri contrari, si è aperto un caso politico. La rete dei comitati vesuviani in lotta ha dichiarato battaglia, manifestando sia venerdì 18 che mercoledì 30 dicembre. Capisco la posizione del governo che diciamo, è stato costretto in qualche modo a intervenire in maniera dura, si è intervenuto d'urgenza, con forza, però il fatto che alla fine sia stata scelta una discarica in prossimità del Vesuvio che lascia qualche perplessità.